Buongiorno, buongiorno, anzi buona pomeriggio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono un po' distante dallo schermo, non vi riesco a salutare, vi saluto così con la zappaccia. Allora, oggi vi ricordo che alle 7 abbiamo una diretta. Abbiamo una diretta su IdeArt. Di che cosa parliamo? Di identità donna. Vamos a parlare di identità de mujeres entre tabù e stereotipos. We are going to talk about women between stereotypes and taboo. Ma prima della direttona, hello, Black Dove Artist, prima della direttona di stasera, ciao ciao a tutti, ho pensato che era solo doveroso fare una piccola diretta di precisazione degli argomenti di cui andremo a parlare stasera e un po' ribadire alcuni punti, perché magari durante la diretta di stasera non ci sarà modo di parlarne. Oltretutto, vi volevo invitare a fare domande, perché comunque Maria Concetta Riso si connetterà con noi alle 7 da Belo Horizonte, parleremo un po' appunto di identità femminile. Mi piacerebbe tanto sentire la vostra opinione, vorrei che si instaurasse un dialogo, perché qui nessuno c'ha la verità in tasca, ecco. Noi ci connettiamo per instaurare un dialogo, non per farci un monologo tra di noi. Mi piacerebbe quindi tanto che il pubblico partecipasse e esprimesse la sua opinione. Allora, identità donna, era importante secondo me fare una piccola prediretta perché quando si parla di identità femminile e identità maschile, ma si apre un mondo. Penso che, specialmente oggi che abbiamo una sensibilità secondo me diversa su queste tematiche, esistono davvero tantissimi livelli di sfumatura nei quali noi possiamo vivere la nostra identità. Cardini, la nostra. Quindi, quali sono i tre punti che definiscono, attraverso cui si tenta di definire l'identità di una persona? La sua biologia, l'identità, ossia se io mi percepisco come donna o come uomo, o anche nessuno dei due, e terzo, l'orientamento sessuale, se io mi sento attratta verso comunque una persona del mio stesso sesso oppure di un'altra appartenente al genere sessuale opposto. Questi sono i tre cardini. Vedete che già soltanto guardando questi tre fattori, possiamo dire che effettivamente ci sono tantissime sfumature entro cui si può dispiegare il discorso identità, ci sono tantissimi oltretutto livelli di sensibilità femminile e maschile. Poi secondo me, e dico secondo me perché sto esprimendo una mia opinione, io sono socratica in questo, io so di non sapere, anche per questo vi invito al dialogo, vi invito a partecipare. Secondo me non esiste una persona che si possa definire interamente femminile, interamente maschile. Questo significa che il discorso che faremo stasera alle 7 con Maria Concetta Riso non è che riguarda solo le donne o chi si percepisce come donna. Cosa influenza la nostra espressione e la percezione che abbiamo di noi stesse? Esatto, la nostra espressione e la percezione di noi stesse dipende da tutta una serie di fattori che possono essere biologici e psicoculturali, perché noi abbiamo una psicologia, abbiamo una serie di ruoli istituzionali, esistono i ruoli femminili, il ruolo perché nella storia vi ho parlato per esempio del mito di Demetra e Core, perché lì esiste l'archetipo dell'identità donna come madre, il ruolo della donna come madre, che è un ruolo che in parte viene comunque vissuto a livello psicologico e culturale, ma è anche un'istituzione sociopolitica, lo vogliamo dire, perché politica non è solo quella rappresentata dai partiti. Comunque, tornando al discorso separazione maschile e femminile, secondo me non esiste una persona che si possa definire interamente femminile o interamente maschile. Tutti noi abbiamo una componente maschile e femminile. Nella storia, ciao Stefano, ciao a tutti, sempre nella storia, di Instagram vi ho parlato di Carla Lonzi e vi ho detto: la conoscete Carla Lonzi? Probabilmente chi non è italiano non la conosce, fa parte della nostra letteratura femminista italiana. Io ho un rapporto di amore e odio con il femminismo, però qual è la cosa secondo me importante? Il femminismo rappresenta un punto di partenza per uomini e donne per poter ripensare la loro identità. Il femminismo alla Carla Lonzi e le femministe italiane, ma anche in giro per il mondo, che cosa hanno ribadito? Hanno ribadito con forza l'importanza di reintegrare il femminile, di reintegrare questa componente femminile nella società, laddove questa componente era stata completamente ostracizzata, era stata completamente cancellata da una cultura prevalentemente maschile, patriarcale, in cui la identità maschile era ben definita nei suoi ruoli, sia istituzionali, sia politici, sia a livello anche biologico. Mi sa che con Maria Concetta potremmo parlare anche di biologia, perché non so se sapete che anche a livello biologico-medico siamo abbastanza indietro negli studi sull'anatomia femminile. Ma tornando alla questione, intanto mi bevo questo ginseng.
Tornando alla questione dell'identità e della separazione, appunto, io dicevo che il femminismo per me non rappresenta un punto d'arrivo. Assolutamente. Innanzitutto non rappresenta un punto d'arrivo e sono d'accordo con testi come quelli della Chimamanda Ngozi Adichie, che dice tutti dovremmo essere femministi. Ma certo, perché il femminismo l'ha inteso come reintegrazione dell'identità femminile nella società, non come guerra tra sessi, tra generi. Come è inteso come reintegrazione del femminile all'interno della società? È un punto di partenza, è un punto di partenza. Da cui, noi, a cui noi possiamo guardare per ripensare sia le identità femminili sia le identità maschili. Donna. L'identità femminile riguarda tutti noi, così come il femminismo riguarda un po' tutti noi. Nessuno si può definire completamente come uomo o come donna. Io in questo sono molto greca, sì. Ho un'impostazione molto greca, purtroppo è una deformazione mentis. Che mi porta a essere anche in disaccordo con il pensiero logico, occidentale, perché quali sono i due capisaldi del pensiero logico occidentale da cui non possiamo prescindere se si parla di identità? Il principio appunto di identità, che poi sono principi anche che ritroviamo in matematica, quelli del pensiero logico. Il principio di identità che ci dice che A è uguale ad A. Grazie Andrea, grazie. A è uguale ad A. È il principio di non contraddizione, cioè se A è uguale a A, non A non può essere uguale a B. Allora, io sono totalmente in disaccordo con questi principi. Perché? Perché secondo me, abbracciando un po' quello che era il concetto della cultura greca, non esiste una separazione netta. Questa separazione è stata introdotta solo in seguito tra corpi e psiche, tra corpi e eros, perché c'è una concezione di corpo, come lo viene concepito nel pensiero logico medico, e il corpo come viene, il corpo percepito nell'erotismo, nella sessualità. Nella cultura greca queste separazioni non c'erano, a ben guardare. E allo stesso modo questa idea che una identità si definisca una sola volta e una per sempre entra in netto contrasto proprio col mio modo di essere. Per chi mi conosce e mi sopporta sa che sono una persona estremamente ciclica, che si rinnova ogni giorno io me ne invento uno, ogni giorno sono diversa dalla persona che ero il giorno prima. Ed ecco che arriviamo al principio di non contraddizione, perché anche questo mi trova in disaccordo. Se io ieri ero A uguale A, non è detto che oggi non potrò essere A uguale B. Non so se mi sto spiegando un po'. Comunque, l'altro motivo per cui io mi sono connessa adesso, prima della diretta, è che volevo comunque stimolarvi a fare qualche domanda. Anzi, se ci sono delle domande già da adesso, cominciate a farmele e poi le riproporremo durante la diretta. Sera, perché questa era soltanto una prediretta, anche per spiegare come mai avevo messo il mito di Demetra nella storia e perché trovate la scrittrice Carla Lonzi, che comunque è una rappresentante del femminismo italiano e a livello di letteratura femminista italiana, diciamo che rappresenta uno dei capisaldi. Io direi che, ciao Alex, io direi che ci rivediamo stasera alle 7 con Maria Concetta Riso, che è connessa anche adesso. Quindi ci vediamo tutti su IdeArt alle 7 per parlare di identità femminile, il modo in cui ognuno di noi la vive. Oltretutto, uno dei punti su cui noi insisteremo è la diversa esperienza comunque che le donne fanno, perché stavamo dicendo che comunque identità femminile significa componente biologica, componente psicosociale, ruoli precostituiti. Insomma, ci sono tantissimi fattori che giocano nella percezione che ognuno ha di sé, ma soprattutto esistono tantissime sovrastrutture. Quindi una delle cose che noi vogliamo affrontare è quanto spazio di manovra un essere umano, un individuo abbia nell'espressione di sé. Nell'espressione di sé. Quanti tabù, quanti stereotipi le donne, ma non solo le donne, incontrano nell'espressione di sé all'interno della società. Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias. No solo saber esta tarde si te vas a conectar, vas a ser a las 7 de la tarde en Italia. No me acuerdo de dónde te vas a conectar. En Brasil vas a ser las 3 de la tarde. Entonces, insomma, ci vediamo stasera alle 7. Ci vediamo stasera alle 7 per approfondire questi argomenti. E come dicevo, non soltanto parleremo di stereotipi e tabù, ma faremo anche un raffronto. Ecco, questa è l'altra chiave di lettura che utilizzeremo questa sera. Il confronto tra anche culture, perché appunto cultura che vai a Paraguay, Paraguay, vamos a ver che differenza hai entre Italia e Paraguay. Stavo dicendo differenze culturali, diverse culture, diversi stereotipi, chi lo sa, perché Maria Concetta Riso si connetterà da Belo Horizonte perché Maria Concetta Riso lavora e vive in Brasile.
e magari si presenterà anche all'inizio della diretta, così ci spiegherà anche di che cosa si occupa. Quindi vi aspetto stasera. Eccoci qua, per chi mi segue sul mio canale principale conosce già Maria Concetta Riso, perché abbiamo già fatto l'anno scorso una bellissima diretta e quest'anno facciamo il bis. Scusate, cominciamo il 2022 con un volto noto, a me noto, spero anche voi che ve lo ricordate, e soprattutto un volto a me caro, perché ormai Maria Concetta Riso è diventata una figura, un punto di riferimento per tantissime cose. Io ti ringrazio di essere qui con noi. Grazie a te, come sempre, della possibilità. Anche per me è un piacere poter chiacchierare con te, poter condividere questo spazio con te, anche perché abbiamo tante idee in comune, la pensiamo allo stesso modo su tante cose. Credo che oggi parleremo di argomenti davvero importanti e interessanti per tutte noi, ma non soltanto per noi donne, quanto, come dicevi tu giustamente, prima nella tua diretta, anche per gli uomini, per Sì. tutti, per tutta la società in realtà. Sì, io nell'introduzione della diretta sul post ho scritto che si sente l'esigenza di luoghi caldi, l'ho scritto tra virgolette, luoghi caldi che affrontino e accolgano determinati argomenti, in questo senso caldi, perché tante volte ci sono tantissimi argomenti che riguardano l'identità, l'espressione di sé. Che non sono scevri da giudizi. Credo che il giudizio sia una delle paure più grandi che blocca le persone anche dal mettersi in gioco, dallo sperimentare quello che può essere il loro vero io, le loro potenzialità. Sicuramente. Il primo luogo caldo che abbiamo creato quest'anno è stato con la regista Macrina Binotti, che io ringrazio ancora perché abbiamo fatto quel bell'evento Donne Luce, ha partecipato anche Don Mocò, che ringrazio sempre, e gli artisti Sano e Zeus CZB, così colgo l'occasione pure di salutarli. Abbiamo creato davvero un bell'ambiente caldo, che non è stato facile perché non me l'aspettavo. La proiezione è avvenuta dentro una comunità di senza tetto, quindi, ed è una comunità maschile, abbiamo parlato di tematiche prettamente femminili, oggi dicevo appunto femminile riguarda un po' tutti, vabbè, quella riguardava proprio, erano tematiche strettamente femminili perché erano strettamente connesse alla biologia. Quindi il vedere questi uomini che hanno reagito, hanno partecipato all'evento mi ha fatto convincere ancora di più che c'è bisogno di questi spazi, che le persone vogliono affrontarli. E adesso ti cedo la parola a te, perché se no parlo tutto il tempo io, perché per chi magari appunto ti connette per la prima volta vorrei appunto che ti conoscesse, quindi ti cedo la parola in modo che ti presenti. Grazie. Beh, sono Maria, sono una mamma, sono un medico, sono una persona che si interessa di tante cose. Anche tante cose diverse, medicine complementari. Io studio e lavoro con la filosofia alchemica già da 20 anni praticamente, quindi sono percorsi, è un percorso parallelo a quello della medicina tradizionale, questo insieme a tante altre cose che ho studiato anche come autodidatta. E sono felice di poter parlare anche di stereotipi, di tabù relazionati proprio alla figura femminile, perché inconsapevolmente da sempre mi sono un po' trovata a fronteggiare queste questioni, perché per tante cose mi sono sempre sentita una controcorrente, quindi mi sono sempre sentita libera di poter fare determinate scelte, di poter seguire certi percorsi. Però il mio sentirmi libera si è anche sempre scontrato con una mancanza di libertà pratica, perché poi il fatto di essere una donna bianca di classe media mi ha dato determinati privilegi che però si sono comunque scontrati con i rischi e certe questioni che credo la stragrande maggioranza delle donne vivono e si trovano a dover comunque combattere con determinate questioni. La prima, per esempio, che mi viene in mente è proprio la questione della molestia, dell'assedio, come lo chiamano qui, assedio. Da un punto di vista proprio di genere, perché il fatto di dover. Io ieri stavo leggendo un articolo che ho trovato assolutamente interessantissimo proprio per l'argomento di cui stiamo parlando oggi, riguardo al codice di abbigliamento che una donna si trova a dover usare sul lavoro. Ah, Perché ok. l'abbigliamento che una donna deve scegliere sul lavoro va al di là di quelle che sono le caratteristiche del lavoro in sé. Cioè, sappiamo che in determinati ambienti sono richiesti determinati canoni estetici, ok? Dico di abbigliamento, non soltanto di capelli o di accessori, lì andiamo anche oltre, no?
Ma una donna quando si veste per andare a lavorare non pensa soltanto all'impressione che farà magari sul cliente, ma pensa anche al tipo di molestia che riceverà sul luogo di lavoro. Quindi è No, una no, questione che, che ho trovato interessantissima perché, molto interessante perché sì. perché non credo che sia un argomento che l'uomo si trova ad affrontare durante la sua vita. In realtà in parte sì, perché io sto scoprendo Sì. tantissimi nuovi marchi. Proprio la settimana prossima ospiteremo questa stilista che è tornata dalla Germania, adesso sta in Sicilia, questo brand che cerca di travalicare le questioni di genere, quindi creare della moda che vada oltre il genere. Tempo addietro, e Sì. tutto questo, lo sai che io mi occupo appunto, in realtà sarei esperta di comunicazione e marketing della moda e dei beni lusso. Allora, che succede? Che Sì. effettivamente su questo ambito della moda stanno ricadendo tutta una serie di tematiche socioculturali, tra cui la questione di genere, perché la nostra società è sempre più spaccata, perché come dicevo oggi, il femminismo è stato ha aperto una strada, ha reintegrato il femminile. Stiamo ripensando le Sì. Sì. identità, i generi e anche la moda, il modo in cui noi ci abbigliamo lo sta riflettendo. In particolare ci sono i maschietti, gli uomini, che stanno dicendo: ma anche noi abbiamo diritto a ripensare la nostra identità attraverso l'abbigliamento. E Vogue, Stati Uniti, mi sembra gennaio 2021, non vorrei dire una babbata, che io mi ricordo le cose, però c'è stata questa cover, magari qualcuno se la ricorda, il cantante dei One Direction è comparso sulla cover con questa lunga gonna di Gucci. Apriti cielo, ridateci la mascolinità, ma che cosa sono questi modelli? Quando, se uno risale alla storia dell'abbigliamento, si scopre che i tacchi e le gonne erano portati dagli uomini, i tacchi erano praticamente, venivano utilizzati dai cavalieri per potersi alzare sulla sella. Pensate com'è cambiato. È perché una volta la moda non veniva utilizzata per distinguere il genere, veniva magari utilizzato per comunicare il proprio status sociale, però non c'era questa Ma distinzione di anche, genere. sì, assolutamente. Poi se ci pensi, anche Sì, il clero infatti. ha sempre usato tuniche, quindi abiti, quindi vestiti Sì. e scarpe con il tacco, in un Hai voglia, ambiente ma che chi è sei? sempre stato, tra l'altro, un ambiente assolutamente precluso alla femminilità in una certa maniera, perché noi sappiamo che nella Chiesa cattolica comunque le donne sono relegate in monasteri che sono esclusivamente femminili, ma loro non hanno accesso alle alte cariche del clero, per esempio, della Chiesa cattolica. Le donne non diventano papi. Sì. Abbiamo comunque questa dicotomia, no? Questo poi magari ne parleremo più avanti, sul fatto che in certe professioni noi neanche riusciamo a pensare a certe professioni in un punto di vista femminile. Oggi certamente c'è un'apertura molto, molto maggiore, no? Molto più ampia per le donne in tanti ambienti, ma questo dipende tantissimo anche dal luogo in cui la donna si trova, dal luogo in cui nasce, dalla cultura, come giustamente dicevi tu prima. Sono tantissime le cose che influenzano poi nell'espressione, no? Nelle possibilità, anzi, prima di tutto. Perché poi, come vedremo, tutto dipende proprio dalle possibilità a cui la donna ha accesso. Cioè, quali sono le reali opportunità che la donna ha per potersi manifestare appieno? E questo giustamente è un tema che ha a che vedere con i tabù che ancora oggi Sì. abbiamo riguardo alla donna, riguardo agli stereotipi. Quando ho pensato agli stereotipi, ho pensato subito alla donna come super sessualizzata da un certo punto di vista, no? Perché tutto quello che vediamo. O gran parte di quello che vediamo nelle pubblicità sono donne che hanno un certo canone di bellezza, no? Che corrispondono a determinati canoni che sono stati in una certa maniera decisi o imposti. E dall'altra parte invece vediamo la donna madre, che se ci pensi bene, di sessuale non ha assolutamente nulla. Anzi, cioè, è come se noi avessimo separato la donna che è madre dalla donna che è altro, no? E principalmente che ha un bel corpo e che si propone, no? come fantasia sessuale, no? Perché oggi anche per vendere uno spazzolino da denti bisogna che ci mettiamo di fianco una donna in bikini, perché sennò come lo vendiamo lo spazzolino? No? Quindi insomma, ma è poi molto, molto interessante questa dicotomia, no? Questa separazione. Cioè una donna quando diventa madre perde tutte le sue caratteristiche, perde la possibilità di vivere la sua sessualità, anzi le gonne si accorciano, i rossetti diventano più tenui, non puoi, il trucco è più leggero, Sì, perché c'è una diciamo che distinzione, no? sì, Una la volta è società stata. occidentale tende ha questa tendenza a separare le cose. Oggi lo dicevo proprio tendenzialmente: noi tendiamo a creare categorie e a infilare le persone dentro quelle categorie, come se una volta se che sei bella dentro non puoi più uscirne. Tendiamo a fare questa Esatto. separazione.
Assolutamente, quindi c'è proprio una. Dei ruoli, ecco, ci sono dei ruoli che la società Esatto. identifica, per cui se tu entri dentro un ruolo, come se tu non potessi assumerne più di uno. Cioè, oggi dicevo appunto che due dei Esatto. principi che sono i capisaldi del nostro pensiero logico, che certe volte diventa iperlogico, sono proprio il principio di identità e il principio di non contraddizione, che in effetti ci portano a pensare davvero che le cose non possono essere. Io sono greca per formazione, mannaggia a me. Io sono greca e questo cosa mi porta costantemente in contraddizione con la cultura occidentale e in parte anche con la cultura cristiana. Se si pensa soltanto che molte delle lingue romanze hanno perso per esempio il genere neutro, c'erano tantissime cose che si ripetevano nella lingua greca che ci testimoniavano di questa fluidità, di questa maggiore fluidità che c'era nella cultura greca, anche a livello della intesa dell'identità sessuale. E oggi avevo cercato un po' di riunire quali sono i capisaldi, diciamo, quali sono i fattori che influenzano maggiormente la nostra percezione di noi stessi e come la società ci può poi influenzare, quali sono, dove si creano questi tabù e stereotipi. Quindi andiamo a vedere perché ci sono tre fattori: quello biologico, quello Sì. psicologico e quello socioculturale, diciamo. Cioè il fattore biologico, noi appunto nasciamo con un genere biologico, uomo, donna, a seconda di quello che facciamo. Poi c'è un fattore psicologico, come noi ci sentiamo, l'identità, l'identità che ci sentiamo di esprimere. E poi ci sono tutta Sì. una serie di ruoli e di orientamenti sessuali che andiamo a incarnare all'interno della società. Però per il dire e il fare, cioè tra quello che l'individuo magari vorrebbe essere, c'è di mezzo anche la comunità. Sì, ma certo, ma perché poi giustamente sono molteplici le questioni che vanno ad influenzare le nostre possibilità. Perché noi possiamo anche essere nati, per esempio, in uno dei paesi più all'avanguardia. Riesci a sentirmi? Si sente bene? Sì, diciamo, è stata È perché telecamera qui sta lontana, correndo. però non posso Sì. salutarvi, ce l'ho lontanissima la telecamera. Vi saluto tutti quelli che si stanno connettendo adesso. È perché qui sta piovendo a dirotto, quindi può darsi che internet ogni tanto abbia delle defiance. No, per fortuna mi Ma sento che sono nel mare. ottimo. Comunque quello che volevo dire è che dipende tantissimo dal tipo di. Ci sono diversi fattori, no, che influenzano la nostra possibilità come donne proprio di esprimerci, anche se comunque in questo senso è una questione anche ampia, no? Perché come sappiamo il maschilismo, il patriarcato comunque hanno tutta una serie di risvolti negativi, principalmente per le donne, ma anche proprio per gli uomini. Perché tu hai detto una cosa giustissima, secondo me, prima, quando parlavi del fatto che del principio femminile e del principio maschile, no? È stato un momento nel corso della storia dell'umanità in cui abbiamo deciso che tutto quello che era proattivo, tutto quello che era associato alla solarità, all'esternalizzazione, all'azione, alla forza fisica, era tutto maschile. Tutto invece quello che era relazionato con il passivo, con l'interiorità, con la sensibilità, tutto questo invece era associato al femminile. Ma non è molto difficile, se tu fai una ricerca nella storia dell'umanità proprio, non è molto difficile vedere come le dee, che erano queste dee potentissime degli Assiri, dei Babilonesi, degli Egizi, e probabilmente anche prima, loro incarnavano in sé entrambi questi principi. E questo lo vedi per esempio nella dea Kali. Kali è una dea che nell'immaginario collettivo è soltanto la distruzione, tipo quasi una dea della morte, no? Però allo stesso tempo è anche una dea che ha a che vedere con la fertilità, con la compassione, cioè dentro di lei comunque ci sono due aspetti. È Sì, questa è la questo, cosa che bella dei miti. Io ho portato Demetra come esempio perché la cosa bella è che nei miti, nella nostra religione, soprattutto quando si guarda queste religioni che sono molto antiche, ci si ritrovano gli archetipi. Cosa sono gli archetipi? Sono ancora i esatto. principi fondanti della nostra cultura che più o meno inconsciamente abbiamo, fanno parte del nostro bagaglio culturale. Tante volte non ne siamo Sì. Sì, nemmeno coscienti, in questo senso più o meno coscientemente. Perché noi ci consideriamo cristiani, ma in realtà facciamo riferimento a degli archetipi che non fanno parte della cultura strettamente occidentale. infatti, anzi, sono archetipi anche abbastanza comuni in tutto il mondo. Cioè, quando poi questo mi porta poi a parlare anche del fatto che tantissime cose dipendono da quanto dal nostro accesso alla cultura. Dal nostro accesso alla lettura, alla possibilità di conoscere altri punti di vista. Perché se una persona, qualsiasi persona, noi ovviamente parliamo principalmente della donna, perché la donna in sé oggi vive oggi da almeno 2 o 3 millenni,
vive una fase di totale declino delle sue possibilità. Cioè, oggi noi vediamo che in una grandissima percentuale di casi la donna è dipendente da qualcuno. La donna ha poca possibilità di scelta, ha meno opportunità rispetto a quelle che sono offerte invece a un uomo. È ovvio che poi, se vogliamo entrare nel dettaglio, vediamo proprio come anche all'interno delle donne ci sono altre minoranze. E questo io lo vedo molto meglio in Brasile piuttosto che in Italia, per esempio. Più siamo consapevoli di quelli che sono i nostri diritti, più possiamo rivendicarli. Il problema è quando invece non abbiamo conoscenza di tante cose, no? Quindi, anche per esempio la questione sull'educazione sessuale, che è un tasto su cui io batto molto. Cioè, l'educazione sessuale deve essere fatta per tutti. Però oggi chi ne mostra, chi ne vive principalmente le questioni più difficili, appunto, chi ne vive di più le conseguenze, appunto, sono le donne. Perché? Perché è la donna che nella maggior parte dei casi si trova poi a doversi occupare di una gravidanza inaspettata o non voluta, per esempio. È anche per questo motivo che dobbiamo cercare il più possibile di avere una rappresentanza, politica, una rappresentanza reale politica, perché quando dicono sì, le quote sono necessarie, certo, sono necessarie perché in un paese in cui non hai la possibilità di arrivare fino a un certo punto, devono per forza aprire lo spazio in maniera, diciamo, un po' obbligatoria in questo senso, né? Tipo, vabbè, non ci sono donne, no, adesso le dovete mettere per forza. Però, se la donna che è lì al governo non è riuscita a separare, a staccarsi dalla visione del patriarcato, comunque non riuscirà nemmeno a implementare le politiche L'identità pubbliche. femminile, magari è una donna biologicamente, ma ha una mentalità prettamente maschile perché l'ha inglobata la Maschilista. donna, sì. Sì, perché purtroppo noi siamo assuefatte a una certa mentalità, cioè quando siamo molto giovani, per esempio, anche sulla scorta del pensiero familiare, no? Lì anche una ragazza cresce comunque con una certa visione e se non No, riesce ad avere chiaramente. magari accesso a un altro punto di vista, perché poi qual è il punto anche di tutto questo? La questione è molto spesso, anzi nella grande maggior parte dei casi, il lavoro maschile è retribuito meglio rispetto al lavoro femminile. Quindi cosa succede? Che magari in una famiglia si fanno due conti, no? Vabbè, se tu marito vai fuori e guadagni di più, io magari devo per forza assoggettarmi, no? A stare a casa, a prendermi cura dei bambini, a fare non so che. Cioè, è quasi un percorso obbligatorio quando poi non ci si mette magari un marito con una mentalità ancora un po' retrograda a dire no, vabbè, in casa lavoro io, tu stai a casa. E questo purtroppo succede ancora. Non Sì, è che è non succede. da poco che ci siamo liberati dalle pubblicità sessiste in cui la donna veniva rappresentata in un certo modo. Noi pensiamo magari che quel tipo di pubblicità erano rimaste negli anni 60 con la donna casalinga, però effettivamente è così. C'è cioè, Ave Mary e la Chiesa inventò la donna della Murgia che mi ha fatto sbellicare dalle risate. È un capitolo in cui analizza le reclame dicendo l'uomo pone la parentesi un tabù. Nello stesso tempo affrontava la comunicazione pubblicitaria, è uno dei tabù che esistono sulla donna, l'invecchiamento, dannazione, cioè le donne non possono invecchiare. Allora diceva, Sì. nelle reclame l'uomo anziano era rappresentato come l'uomo saggio, il nonno, quello dove vanno i nipoti o comunque il capo di un'azienda. Mi sembra che la pubblicità, vabbè, non voglio fare nomi di marchi, però era una ditta di pasta italiana, quindi questo qui appunto era contemporaneamente il nonno a cui si rivolgevano i nipoti e poi il capo di un'impresa. Invece la donna viene rappresentata come quella che praticamente ha l'incontinenza, quindi Pandolori, la dentiera, poi dice, ma che cazzo? Non c'è Sì. mai un uomo per rappresentare l'incontinenza, ma cos'è sta roba? Sono cose incredibili. E riguardo a questo, infatti, stavo leggendo in questi giorni un articolo che stava parlando proprio del fatto che per una donna oggi invecchiare è quasi un affronto. Tant'è che lo vediamo con la clinica estetica, no? La chirurgia estetica, ne abbiamo parlato già anche con te un'altra volta, del fatto che siamo arrivati anche alla vulvoplastia, cioè alla vulvoplastica, no? Insomma, senza arrivare a questi eccessi, però spianare le rughe, togliere le zampe di gallina, Tutto l'addome perfetto. Cioè, quello che questo articolo diceva è che quando una donna invecchia, perde per la società attuale gli unici due ruoli che le erano rimasti, ovvero la bellezza, il fatto di essere bella, e il fatto di essere riproduttrice. Quindi arriva un'età in cui non si è né più uno né più l'altro, e quindi non si femmina arriva. nel padre, sì.
Secondo questo articolo, l'unica cosa, oppure una delle poche cose che rimane, è l'assistenza a chi ancora sta invecchiando. E questa è un'altra questione importantissima che è evidente in realtà sia qua in Brasile che anche in Italia, ovvero la maggior parte del carico delle cure in generale è sulla donna. È una cosa proprio generalizzata, cioè chi si prende cura in realtà anche di familiari con esigenze speciali, di persone anziane, come infermieri, come OS, come badanti, nella stragrande maggior parte dei casi sono tutte donne. In alcuni E casi, questo. almeno a livello professionale, quel lavoro che svolgono, che è un lavoro Sì. fondamentale per la società, non gli viene riconosciuto. Quindi noi siamo qua e E giustifichiamo non già è due, retribuito. qua ci sono già Non due è. Non è. problemi, sì. La biologia della donna, questa donna che non deve invecchiare, questo corpo femminile che comunque è oggetto di decisione da parte di una società prevalentemente maschile come mentalità, questo corpo quindi che viene amministrato da una società maschilista patriarcale. Questa donna che non si può permettere lusso di invecchiare, dall'altro lato il suo ruolo, che ruolo svolge all'interno della società, quanto le viene riconosciuto a livello socioculturale, politico, è perché appunto effettivamente è vero quello che dicevi, le donne purtroppo in Italia percepiscono un reddito inferiore, anche nel campo dell'arte sono più agevolati gli artisti uomini rispetto alle artiste donne. È un dato di Sicuramente. fatto incontrovertibile per quanto mi riguarda, non Alex Pentium Sì, scrive sì. che c'è questa caratteristica di moltissime donne che appaiono nella reclama, che hanno questi zigomi che sembrano rifatti e sembrano fatte in serie. Sì, comunque c'è una standardizzazione che riguarda le Esatto. cose in generale. Esatto, una standardizzazione, cioè siamo alla ricerca di un padrone di bellezza che intanto è inarrivabile. Perché non è possibile essere tutte uguali, cioè, se anche lo volessimo, comunque, intanto sono comunque tipi di chirurgia che non sono privi di rischi. Qui in Sì. Brasile spessissimo si sentono notizie, una ragazza di 25 anni è andata a fare una liposuzione ed è morta sotto i ferri, un'altra ha fatto il Botox e si è gonfiata tutta, ha avuto degli effetti collaterali enormi. Cioè, non sono cose che comunque sono fatte anche oggi, tra l'altro, la ricerca è talmente tanta che sono cose fatte anche da non professionisti e quindi i rischi sono ancora più grandi, sono ancora più elevati. Tutto per cosa? Perché molto spesso una donna è convinta di andare dietro a questo tipo di Sì, cosa per una scelta personale, ok? invece la Moltissime, parte. moltissime donne. E tra l'altro io vorrei dire che non sono assolutamente contraria a niente di tutto questo, nel No, senso che per me. nemmeno io, però è vero, Un'ombra. è una forma di oggettificazione. Guarda che è saltata fuori nei discorsi che abbiamo fatto sulla sessualità. La donna è sempre lì a dire che non vuole essere la donna oggetto, però dall'altro lato si pone nella condizione di quella che deve essere gradevole agli occhi di un uomo, Sì. comunque del partner. Per questo ricorre a forme di chirurgia perché sente questa esigenza di essere gradevole, alias incarnare gli stereotipi. E poi c'è un'altra cosa che nella sessualità è saltato sempre più spesso fuori, che moltissime donne, anziché preoccuparsi del loro piacere personale, di provare piacere, si preoccupano di più di dare piacere al partner. Questo anche significa un po' diventare una donna oggetto, perché se tu non senti più il tuo corpo e ti preoccupi solo delle necessità, stai diventando un oggetto. E stava dicendo Assolutamente, Serafina assolutamente. Bertolucci, il secondo sesso di Simone de Beauvoir è molto interessante. Sì, assolutamente, il secondo sesso di Simone de Beauvoir, e poi dice: inizia nella considerazione sul ruolo riproduttivo della donna, bellezza e via di seguito. Tra l'altro, oltre al secondo sesso di Simone de Beauvoir, a proposito del fatto che tante volte le donne sono messe in una posizione che le fa sentire comunque quasi in dovere di rispecchiare determinati modelli o comunque non hanno tanta voce in capitolo, c'è un bellissimo libro dell'Oriana Fallaci che si intitola Il sesso inutile, quindi il secondo sesso di Simone de Beauvoir e il sesso inutile dell'Oriana Fallaci, che sono due testi comunque che secondo me interloquiscono molto bene. Immagino, assolutamente. È proprio una questione di riuscire un po' a uscire da questi schemi, no? Ma non è così semplice. Per quello che dicevo prima, l'educazione, la cultura, l'apertura, le possibilità di conoscere, sono cose che ti fanno aprire gli occhi su tante cose, capito? Non è perché se una persona rimane diciamo attaccata ai concetti con cui è nata, magari non riuscirà neanche a comprendere che tante cose non possono essere differenti, no? Possono semplicemente possono evolvere, no? Anche dei pensieri. Per me, per esempio, è impensabile che una donna non possa guidare la macchina.
È impensabile che una donna non possa votare, che non possa. Eppure ci sono paesi in cui questo ancora è un problema. Sai, quindi è impensabile che una famiglia, un padre e una madre decidano il futuro di una figlia, se deve sposare qualcuno o se non lo deve fare, o se deve continuare a studiare o se non lo deve fare, perché questo va al di là delle possibilità economiche, cioè va a ledere proprio la libertà individuale no? di qualsiasi persona. Quindi è importantissimo riuscire a comprendere che molte delle scelte che noi pensiamo siano obbligatorie. Tipo, io sono sicurissima che ci sono tantissime ragazze che pensano che la cosa giusta da fare, tra virgolette, è un giorno sposarsi, avere dei figli e avere una famiglia. E non riescono magari a concepire o comunque considerano una cosa un po' fuori dagli schemi il fatto che una donna possa sentirsi tranquillamente realizzata e libera senza avere figli o senza dover essere sposata per forza. Oppure. Perché poi quello che vedi, quello che io vedo molto pure qui, e qui se ne parla moltissimo anche di questo, è il senso di colpa. Il senso di colpa che nella maggior parte dei casi una donna si porta dietro a seconda del tipo di scelta che fa. Cioè, se io do più, che ne so, se io sono madre e lavoro fuori casa, ci sarà sempre qualcuno che dirà: ma tu non ti prendi cura abbastanza bene dei tuoi figli perché lavori troppo. Oppure ci sarà qualcuno che dirà: ah, però hai lasciato tutto perché non hai voluto seguire la tua carriera, quando magari a una persona va benissimo così. Sì, Quindi questa. esatto, guarda che hai detto una cosa giustissima, perché adesso si sta creando anche il fenomeno opposto, sempre per quella separazione tra donna, femmina e madre, sembra che non possano coincidere le due cose o comunque che uno non possa scegliere liberamente che cosa incarnare di volta in volta, che poi non deve essere una cosa definitiva. E ci sono delle donne che magari appunto si sentono in colpa, non abbastanza femministe, non abbastanza della serie produttive, abbastanza moderne, se magari desiderano semplicemente una famiglia e diventare delle madri, ma anche questo sta succedendo effettivamente. Si stanno creando delle Sì, situazioni. perché è come se avessimo la necessità di etichettare tutto, no? Di essere estremamente binari. Poi, giustamente, come dicevi anche tu, cioè, qui si dice 8 o 80, cioè non ci sono vie di mezzo, o è in una maniera o in un'altra, quando lo sappiamo benissimo che nella vita praticamente non esiste quasi nulla, che o tutto negativo o tutto positivo. Cioè, è una visione che va assolutamente, deve essere ultrapassata, cioè deve essere superata ormai. L'idea Non che possiamo qualcosa essere. sia o maschile o femminile o giorno o notte, il binarismo per me è qualcosa Esatto. che. E tra l'altro. Scusami, ti ho interrotto. No, no, vai, Però no, è sempre quello. è perché quello che mi piacerebbe molto che fosse chiaro è proprio questo fatto, cioè che dentro di noi abbiamo tutto quello che ci serve, noi come uomini e come donne, noi siamo esseri completi. Quindi noi non abbiamo bisogno di un'altra persona, che sia un uomo, una donna, un figlio, perché ci completi. In questo senso io vedo, intanto volevo dire una cosa, che secondo me quello che è evidente oggigiorno è proprio la forza che le donne manifestano nell'andare avanti, nel lottare io ho proprio scritto con amore e con ferocia per certe cose, perché nello stesso tempo in cui la donna è capace di atti d'amore, di sacrificio, che proprio sono, anche se tu vai a ricercarli nel passato, sono delle cose, l'amore e la compassione sono associati prevalentemente alla femminilità, così come la ciclicità e la creatività. Quindi quello che vedo io è che oggi una donna ha molte più possibilità di manifestarsi nella sua completezza piuttosto che un uomo. Perché? Perché l'uomo, nella grande maggior parte dei casi, all'uomo è detto: tu non puoi essere sensibile, tu non devi piangere, tu non puoi vivere le tue emozioni, tu devi essere un uomo forte, non puoi essere una femminuccia. Capito? Quindi se anche l'uomo magari si sentisse di dimostrare l'amore per i suoi figli, di portarli non so dove, di accudirli come li accudirebbe appunto una madre, o di piangere con un film d'amore, o non lo so, di fare un atto di altruismo, di andare al di là di quello che sono le regole dell'uomo, capito? L'uomo deve lavorare, non può permettersi, cioè quanti gruppi di uomini conosci che si incontrano soltanto per chiedersi come stanno, come vanno le cose, stai bene o non stai bene, come va sul lavoro, ma non esiste questo. È rarissimo che gruppi di Abbiamo uomini dei si gesti di incontrino. tenerezza, magari, ecco, sì, in effetti raramente si Anche vedono sì. uomini che si fanno degli atti di tenerezza tra di loro. Tra l'altro questa Sì, ma incapacità di poi. abbracciare il femminile, che magari dipende anche dall'educazione che hanno ricevuto proprio dalle donne, Sì, purtroppo, come dicevo prima, il assolutamente. modello ci viene dalla famiglia, effettivamente l'incapacità di abbracciare il femminile poi pregiudica anche la nostra capacità di costruire relazioni con gli altri. Certo.
che noi scegliamo un partner uomo, che scegliamo un partner donna, se come dici tu appunto non siamo completi, non abbiamo creato armonia al nostro interno, saremo sempre in squilibrio, creeremo delle relazioni negative in cui cercheremo il completamento nell'altro, in cui si creeranno delle dipendenze affettive, perché cercheremo di andare a colmare il vuoto che abbiamo, appigliandoci all'altro, questo Esatto. partner, il figlio, il lavoro, anche il lavoro può essere vissuto in maniera squilibrata proprio perché magari ci investiamo troppa emotività. Sì, e poi c'è anche la questione che sul lavoro la donna deve essere comunque, deve sempre dimostrare di più rispetto a quello che un uomo deve dimostrare. Perché c'è sempre quella cosa, no? Tipo, se una donna è arrivata a un livello alto, chissà che cosa ha fatto per arrivare dove è arrivata. Capito? Non può essere soltanto una questione di competenza o di avere le capacità, di avere la nozione, di avere tutte le caratteristiche. No. La donna deve aver fatto qualche compromesso. Ma perché questo? Perché loro stessi lo sanno, che sono loro a cercare il compromesso. Cioè, nel Sì. senso, è ovvio che è un discorso generalizzato, però io posso dire, per esempio, nella mia esperienza, che io sono stata molestata sul posto di lavoro. Sono stata molestata anche all'università, se per questo. Quindi voglio dire, che cosa significa questo? Significa che comunque, da una parte c'è chi ti offre la possibilità di andare avanti, se vuoi, attraverso dei sotterfugi, perché se no invece ti devi fare molto di più per riuscire magari ad arrivare ad essere per esempio un primario. Quindi penso, queste donne che si trovano in questi ambienti così, così opprimenti, è come se fossero ancora di più stimolate a lottare una contro l'altra Sì. per dimostrare qualche cosa a un ambiente che lui stesso invece fomenta questo tipo di cosa, cioè il patriarcato e il maschilismo ci spingono una contro l'altra. E questo Esatto. io. A proposito di È femminile, questo. che si integrassero i principi del femminile, quindi l'accoglienza, l'abbraccio, l'abbraccio inteso come femminile Esatto. che può avere sia un uomo che una donna, ecco, quanto sarebbero più meno biechi gli ambienti, perché si stanno diffondendo sempre di più degli ambienti di lavoro in qualsiasi ambito, molto poco accoglienti, molto competitivi. Forse dovremmo integrarlo un po' di più, non solo le donne, ma proprio i principi del femminile, riscoprire Sì, il femminile che c'è di noi. ma infatti sì, assolutamente sì, anche perché poi io per esempio qui in Brasile vedo che chi tende a fare rete d'appoggio sono le donne, sono principalmente le donne quelle che si dimostrano pronte, che ne so, ad aiutare un vicino di casa o a mettersi, che ne so, c'è una, nel mio gruppo, mettiamo, di madri che hanno figli più o meno della stessa età, ok? Una di loro magari ha un bambino. Un bambino, cioè, è incinta e partorisce, ok? Chi si occupa? Molto spesso noi viviamo in città, per esempio la mia è una città molto grande, qui vivono molti immigrati, quindi molto spesso le famiglie sono mononucleari, cioè non hanno i nonni vicini, non hanno le zie, non hanno nessuno che magari faccia parte della famiglia che possa stargli vicino. E quindi cosa si crea? Si creano delle reti di appoggio, non sempre, ma quando succede, questa è una cosa molto positiva, Sì. che serve giustamente per stare vicino a queste donne, perché? Perché intanto durante il puerperio la donna affronta tutta una serie di cambiamenti che sono estremamente pesanti da un punto di vista fisico e psicologico. Quindi una donna che magari è madre del primo figlio, che non ha una persona vicino come poteva essere una madre o una nonna a insegnarle l'ABC di come prendersi cura di un neonato, ti assicuro che va nel panico per Sì, tanti motivi. E è poi quello deve prendersi cura anche, deve che prendersi. Come? dicevamo l'altra volta, che avere una comunità intorno che ci sostiene dovrebbe essere la condizione naturale, che sono saltati proprio quei valori comunitari. Una donna si Esatto. trova improvvisamente sola perché mentre magari in altre culture c'era questo legame anche tra donne, quindi c'era la comunità intesa in senso generico, e poi c'era la comunità femminile in cui le donne si supportavano l'una l'altra, le stesse famiglie allargate, che poi era una forma Sì. ristretta rispetto alle formule del passato, comunque era una forma di sostegno in cui le donne si comandavano tra di loro alcune conoscenze sulla sessualità. E le donne adesso arrivano, io credo che abbia ragione una provocazione che ho letto sempre su un libro di Oriana Fallaci, un'intervista, cioè questa che diceva, ma erano più moderne forse le donne di una volta che quelle di adesso, perché arrivano. Beh, non voglio dire in senso generale perché io su Instagram seguo tantissimi gruppi, per fortuna che fanno su internet può essere un grande strumento perché ci sono tantissimi gruppi di donne che effettivamente fanno dell'educazione, l'educazione che cosa significa identità femminile, che cosa significa Sì. sessualità femminile, che cosa significa essere Certo. madre, tutti questi ruoli, diciamo, ci sono tantissime tematiche che sono affrontate da questi gruppi, sono nella società. Quelle che dovrebbero essere le discipline non le Sì. affrontano per niente questi argomenti.
Ma poi la cosa assurda è che per alcune persone il femminismo è una cosa che ha a che vedere solo con le donne, quando in realtà è una questione sociale proprio. Cioè, se tu pensi, una questione sempre legata al puerperio, no? Stavo pensando l'allattamento, ok? L'allattamento tu puoi pensare che è una cosa che ha a che vedere soltanto con la madre e il figlio. Però, visto che l'allattamento al seno, come anche l'OMS, come ormai è risaputo, è una cosa che diminuisce enormemente le possibilità che un bambino appena nato si ammali di malattie intestinali e di malattie respiratorie, perché il latte materno ha delle caratteristiche che nessun altro tipo di latte ha, neanche il latte artificiale fatto apposta per i neonati ha le stesse caratteristiche del latte materno, perché ci sono delle cose che solo il latte materno dà, tipo alcuni anticorpi, alcuni enzimi, la giusta quantità di zucchero, di grassi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tu, quando tu ti stai prendendo cura di una puerpera e del suo neonato, tu ti stai prendendo cura della società intera, Beh sì, capito? è il primo sì. Perché intanto quando tu pensi a una donna che si sta prendendo cura di suo figlio, che riesce intanto a nutrirlo nella maniera giusta, a proteggerlo già nei suoi primi momenti, a dargli quel giusto input per farlo crescere in maniera più sana rispetto a un bambino che invece nasce e cresce con latte artificiale oppure con altri surrogati. Tu ti stai prendendo cura di una donna che tra un po', che comunque fa parte della struttura. Come? No, dico assolutamente. E c'è Alex che ci Sì, sta ringraziando, ci sta salutando e ci sta salutando, dice mi è piaciuto il tema e la vostra esposizione. Senti, ma le grazie. principali differenze che hai riscontrato tra Italia e Brasile, perché appunto tu hai avuto modo comunque di rapportarti con, per esempio, reti italiane, reti brasiliane, stereotipi in Italia, stereotipi in Brasile, le principali differenze che hai riscontrato, quali possono essere? Beh, guarda, intanto qui la disuguaglianza sociale è proprio molto più chiara rispetto a quanto ce ne rendiamo conto in Italia ed è molto più profonda e questo ovviamente si riflette principalmente nelle questioni femminili, che poi ci sono anche dei sottogruppi nelle donne brasiliane, perché una donna bianca in Brasile non è trattata allo stesso modo che una donna afrodiscendente o una donna indigena o una donna omosessuale. Ci sono tutte queste differenze, quindi visto che noi facciamo, qui abbiamo una società molto più multietnica e molto più integrata rispetto all'Italia, perché anche in Italia ci sono afrodiscendenti, tra l'altro ci sono delle regioni in Italia come per esempio, cioè, tu non puoi paragonare Milano a Catanzaro, ok? Sono due mondi completamente diversi, però sono sicura che in alcune comunità di Milano, della periferia, eccetera, si vivono situazioni come le viviamo noi in Brasile. Io Sì, ne sono sicura. è definita intersezionalità, cioè della serie che ci sono vari livelli di discriminazione per cui una Esatto. donna può venire discriminata su più livelli, può essere discriminata perché donna, perché donna è Perché di negro? colore, perché donna di colore e magari anche lesbica. A quel punto ci sono Esatto. tutta una serie di fattori perché portano alla marginalizzazione di questo soggetto, perché qui Esatto. stiamo parlando oltretutto di discriminazione significa marginalizzazione. Ed è un tema Sì, che assolutamente. È parecchio importantissimo. grande. Ma così come è importantissimo il tema anche delle donne trans. Sì. Perché se è vero che sono donne che non hanno l'utero, quindi comunque sono persone che hanno intanto vissuto una discriminazione diversa rispetto a quella che una donna vive e che comunque si trovano ad affrontare problematiche diverse. Però, essendo donne, comunque vivono anche le problematiche che una donna adulta si ritrova a vivere, quindi l'assedio e tutto quello di cui abbiamo già parlato. In Però, effetti, insomma. credo che qua in Italia sono ancora parecchio discriminati i Sì. transessuali. Ma tu pensa che qui in Brasile l'età media di una donna transessuale è 35 anni. Qui loro muoiono per essere transessuali. Qui molte persone omosessuali muoiono solo per il fatto di essere quello che sono. Questo è il problema. Cioè una persona, così come esiste il femminicidio, e questa è una cosa che esiste qui molto, perché la cultura patriarcale qui è ancora molto, molto evidente, molto presente in tutte le classi sociali, cioè a tutti i livelli, quindi dai più ricchi ai più poveri esiste il patriarcato, esiste il maschilismo. Però è ovvio che chi ne soffre di più sono le persone che hanno un potere acquisitivo minore, quindi le donne della periferia, le donne che magari si ritrovano a 23 anni con 4 figli. Perché? Perché non hanno avuto, magari già sono nate in famiglie semistrutturate, già non hanno avuto le stesse possibilità che una bambina che nasce magari in una classe media ha la possibilità di andare a scuola, di fare uno sport, di conoscere una lingua straniera, di frequentare il cinema, il teatro, cioè tutte queste cose che a noi magari sembrano cose scontate, per moltissime donne non lo sono.
E dico donne non perché per alcuni uomini anche non lo siano, ma perché per una donna diventa ancora più difficile avere accesso a determinate cose, quando per esempio la religione, che qui la religione protestante è molto diffusa, oltre alla cattolica, e la religione protestante ha anche un po' determinati tabù in senso anche sessuale. Per esempio, ricordo, tempo fa stavo facendo un periodo di, diciamo, volontariato di studio in un poliambulatorio della periferia. Ricordo che una professoressa aveva cercato di fare tipo un progetto di educazione sessuale in una classe delle scuole superiori, però in una scuola non c'era riuscita perché le famiglie avevano detto che loro l'educazione sessuale non la volevano a scuola. E L'educazione questo diciamo sessuale che deve essere comunitaria. sia qualcosa che si può incontrare anche qui, perché c'è una certa chiusura su queste tematiche. Paradossalmente, magari sul fatto invece degli omicidi, cioè delle violenze nei confronti di omosessuali, transessuali, sicuramente ci sono, però a un livello diverso che in Brasile. Cioè queste erano cose che magari erano più accentuate negli anni 60. C'è un bel podcast che consiglio a tutti di seguire, si chiama Le origini dell'orgoglio, credo, su Spotify. Era molto interessante perché parla un po' dell'origine del movimento LGBTQ qua in Italia. Era molto interessante perché fa vedere che tipo di discriminazioni sono andate incontro le persone delle varie. Dei vari gruppi e come si è manifestato il pensiero femminista e comunque i vari movimenti, come si è arrivati a quello che abbiamo costruito qui in Italia. Ecco, credo che questo cammino ancora in Brasile vada fatto, probabilmente ci sono dei Sì, gruppi. ma sì, ma su certe cose sicuramente è necessario proprio un intervento dello Stato, nel senso che secondo me ci sono delle cose che noi non possiamo risolvere da soli. È ovvio che possiamo cercare di risolvere mandando al governo, come dicevamo prima appunto, dei politici che ci rappresentino realmente. Cioè, uscire un po' da questo schema che anche qua in Brasile esiste, ti prometto che ti do un posto di lavoro se mi voti. Cioè, bisognerebbe che magari uno guardasse prima di tutto quali sono le credenziali di questi candidati, cioè quello che loro si propongono veramente di fare, perché noi abbiamo bisogno di politiche pubbliche che ci tutelino, capito? Noi abbiamo bisogno veramente di governi che guardino a queste questioni e se ne facciano carico, così come sarebbe ora ormai che si mettessero d'accordo per offrire gli assorbenti gratis a tutte le donne. Tu pensi poi che qui, per esempio, esiste una cosa che si chiama povertà mestruale, non so se ne avete mai No. sentito parlare in Italia, però non soltanto in Brasile, ma anche in altri paesi, diciamo, ancora in necessità, molte ragazze a un certo punto della loro vita abbandonano la scuola per non avere la possibilità di pagarsi ogni mese gli assorbenti. Quindi loro preferiscono. Cioè, è un problema enorme, perché poi la mancanza di donne nella società, donne che possano contribuire ad una crescita, nell'educazione, in ogni ambito, perché poi si vede proprio che l'approccio femminile alle cose ha una differenza rispetto all'approccio maschile. In Occidente ci sono tantissime forme di adesione che sono molto superficiali, poi in realtà appunto si fermano a una superficie e non vanno poi ad adottare delle misure. Per esempio quella che tu parlavi di povertà mestruale mi sembra che è una tematica abbastanza importante perché alla fine andrebbe in effetti affrontata e risolta, perché significherebbe comunque ci sono, Ma sì, perché. è un esempio della carenza di tutta una serie di strumenti di integrazione della donna nel corpo sociopolitico. Esatto, Non sono tutte tenendo questioni che ci. in considerazione di come è fatta una donna, di qual è la sua fisiologia. Ne parlavamo, per esempio, nell'altra diretta, Esatto. abbiamo parlato addirittura delle medicine che vengono testate sugli uomini, non vengono testate sulle donne. Di recente hanno dovuto, tantissime case farmaceutiche, hanno dovuto rivedere la posologia, quella che viene data con il farmaco, perché tante donne stavano avendo degli effetti collaterali. Perché? Perché il farmaco era testato sugli uomini, quindi praticamente le donne Esatto. non avevano un dosaggio, non avevano una posologia adatta al loro corpo e effettivamente non è Non ha solo una questione degli senso, no? assorbenti, è proprio come se il corpo femminile non si considerasse. E qua stiamo parlando dal punto di vista biologico, figurati quando andiamo a parlare di integrare le varie identità che si possono esprimere in tutta la, diciamo, la gamma. Assolutamente. Io leggevo tempo fa appunto riguardo a questo che alcune industrie comunque. In relazione proprio agli studi sui farmaci, che alcuni si negano, diciamo, o dimostrano di avere più difficoltà per il fatto che i nostri ormoni si modificano ciclicamente e noi effettivamente viviamo questa ciclicità.
Quindi sarebbe più difficile dimostrare un effetto piuttosto che un effetto collaterale, perché per la diversità biologica. Ma questa è una cosa che in realtà dovremmo avere ben chiaro tutti su tutto, nel senso che noi possiamo pure essere fatti tutti allo stesso modo, però le nostre risposte alle cose cambiano costantemente e cambiano in relazione anche a lì. Non solo cambiano da soggetto a soggetto, ma cambiano nello stesso soggetto a seconda del momento in cui quel soggetto si trova. E noi siamo costantemente in un equilibrio fluido, nel senso che il nostro equilibrio interno cambia, dipende da quello che mangiamo, da quanto dormiamo, dallo Abbiamo stile di cominciato a vita che diventare abbiamo. addormenti, realmente sì, che ci influenza tantissimo. Senti, ma tu comunque, a proposito di adattarsi, sei una persona non solo che si adatta, però come dicevi prima, hai fatto, in un certo senso lo dico io, hai fatto da battistrada, perché come hai detto tu stessa, ti sei scontrata, hai voluto comunque andare incontro alla tua vita con il tuo io, andando, non assecondando gli stereotipi e i tabù che magari potevi incontrare. È comodo, è la soluzione di comodo magari, però io dico che c'è bisogno anche di persone che aprono le strade. Secondo me, Guarda, allora, io volevo chiederti appunto qual è sì. la difficoltà più grande che hai incontrato in questo cammino? Ma io mi viene un po' da ridere perché quando penso ai miei genitori, loro dicono sempre che se c'era una scelta da fare, io sceglievo sempre la cosa più difficile. Quindi, insomma, è una cosa che mi accompagna già da tanto tempo, no? Il fatto di essere partita, di aver studiato fuori casa, di non essermi fatta grandi difficoltà nello spostarmi, nell'affrontare delle scelte, dei viaggi. Ecco, questo ho avuto la fortuna appunto di nascere in una famiglia che mi ha sostenuto in questo senso, perché anche questo è una cosa che non è così facile da trovare, no? Il fatto di avere dei genitori che magari anche un po' con un certo, no, tipo mamma mia, non lo so che succederà, però vabbè, facciamolo. Ok? Anche per il fatto, per esempio, io sono laureata in medicina, però da sempre, anzi, forse anche da un pochino prima di cominciare l'università, io già mi ero interessata alle medicine complementari e durante tutta la mia università, tutto il corso di studi di medicina non tradizionale, io ho studiato agopuntura, ho studiato medicina cinese, omeopatia e alchimia, che è una cosa che mi accompagna ancora oggi e con cui lavoro qui, nonostante io stia ancora nel processo di convalida del mio diploma di laurea qua in Brasile, perché per lavorare come medico devo fare questo, no? Quindi Quindi, anche nel tuo percorso diciamo che. professionale sei andata oltre gli stereotipi, perché noi siamo occidentali entrambe, però appunto un grave stereotipo che pesa sul nostro sistema medico è quello di reputare che soltanto la medicina occidentale, solo la nostra impostazione sia valida. Quando Esatto. adesso si comincia, pensa, a parlare, parlavamo prima di separazione corpo-mente, corpo-psiche, adesso si comincia a parlare di psicologo di base, non so nemmeno se mai lo approveranno, però non si può Wow, parlare di guarda. corpo senza. Seguo delle ragazze che sono delle sopravvissute a degli stupri che giustamente dicono tu non puoi curare il mio corpo senza curare la mente. Io sono perfettamente Ma d'accordo. certo. Quando si decideranno sarà sempre troppo tardi. Per questo dico Ma ci perché vorrebbe una sarà? persona che facessero da battistrada come te, che dicessero io sono scevra da condizionamenti e da stereotipi e cerco di assumere la mia identità di medico andando oltre gli stereotipi che possono essere propri della mia cultura, abbracciando vari modelli. Esatto, anche perché dal mio punto di vista non abbiamo nulla da perdere, ma abbiamo tutto da guadagnarci, capisci? Ad avere questo tipo di approccio. Perché se una persona pensa di poter risolvere i suoi problemi soltanto con un farmaco, quando questo problema magari deriva da un'esperienza vissuta o da un trauma, o da, non lo so, anche soltanto il fatto, per esempio, di aver vissuto un incidente. E di aver avuto delle sequele, si dice, no? Delle questioni che sono rimaste dopo questo incidente. Cioè, la nostra mente, la nostra psiche ha un'importanza tanto grande per noi, per il nostro benessere, tanto quanto ce l'ha il benessere fisico. Cioè, se uno non ha un equilibrio interiore, o comunque se non cerca di risolvere i suoi problemi interni, avrà dei problemi sul lavoro, avrà dei problemi nelle relazioni, avrà dei problemi nella sua vita sociale, Sì, ma quello sarà che dicevamo sempre prima, se non si una. abbraccia il femminile, magari si avranno dei problemi anche nello stabilire relazioni. Sì, assolutamente. Infatti è per quello che io parlo sempre di autoconoscenza, di conoscenza di sé, cioè di fare questo tipo di lavoro, di sperimentare questo tipo di visione. Perché? Perché a volte magari noi stiamo ripetendo degli schemi o dei comportamenti che possono essere familiari o possono essere sociali, ma che magari non sono esattamente cose che noi sentiamo come che ci appartengono. Secondo me anche manca il confronto. Io ho sempre detto che cosa consiglieresti a un artista? Confrontatevi,
Cercate il confronto e il dialogo con altri perché non siamo monadi, non possiamo vivere in isolamento, la creazione comporta anche il confronto, poi ognuno ci mette il suo, però il confronto ci Sì. deve essere. Senti, reti femminili belle che hai trovato sul tuo cammino, se ce ne sono Reti. tante, reti femminili. Reti femminili. Se Guarda, magari ne hai. la rete femminile più importante che ho trovato qui in Brasile è stata sicuramente quella delle mamme dei colleghi, no? Dei compagni, comunque fanno come ti devo dire, è un supporto costante, perché magari ci sono mamme che hanno l'esigenza di dover lavorare tutto il giorno, non riescono ad accompagnare le cose della scuola, i messaggi continui, i compiti e questo e quell'altro. Quindi magari ci sono madri che invece hanno più tempo a disposizione, quindi sì, che ne so, danno nel gruppo di scuola danno quegli avvisi importanti, tipo ricordatevi che domani bisogna fare questo, oppure chi ha bisogno di questa cosa non può chiedere a me, oppure si può rivolgere a questa persona, oppure ho bisogno di un medico perché mi risolva questa cosa, qualcuno ha un contatto, ecco. Questo secondo me già fa una grande differenza nella vita di una famiglia che magari appunto in una città grande come Belo Horizonte, in cui ci sono 5 milioni di persone, magari non ha altri appoggi, non ha altri aiuti, e magari si può appunto si può avvalere di questa collaborazione. Io personalmente oggi ho molte più amiche rispetto a quante ne avevo quando ero più giovane, e forse proprio per questo motivo, per tutto quello di cui abbiamo parlato oggi, ossia di riconoscersi, di comprendersi, di comprendere che le problematiche sono simili nonostante ognuna le gestisca a modo suo. Una delle cose più interessanti è proprio la differenza nella maniera di manifestare la propria femminilità, perché poi è come se noi vivessimo un'idea, no? Di femminilità ce n'è una sola, devi avere i capelli lunghi, ti devi mettere la gonna, ti devi truccare, devi essere magra, cioè ci sono delle questioni, no? Ma quando tu hai un circolo di donne con cui ti relazioni costantemente, ti rendi conto che in realtà donna è multipla, è molteplice. La questione è soltanto quando ognuna trova la sua maniera di manifestare la sua femminilità e come appunto riesce a manifestare il suo essere creativo. Questo è il mio punto di vista, nel senso, Sono la cosa perfettamente più bella, d'accordo. secondo me la cosa più bella e più, come si dice, che arricchisce di più noi donne, è proprio la possibilità di poterci confrontare e di comprendere che possiamo essere tutto quello che vogliamo in realtà, che niente ci è precluso. Non è che perché io ho una figlia, allora che secondo me lei deve giocare solo con le Barbie e non posso comprarle magari il piccolo chimico se lei dimostra interesse. Ah, mamma, voglio fare le pozioni magiche. Ok, facciamo le pozioni magiche, vediamo che cosa dobbiamo fare con l'acido clorito. Perché pian piano avanti il discorso, infatti hai preceduto la domanda che ti volevo fare, che cosa consiglieresti sulla base della tua esperienza comunque a donne e uomini che vogliono vivere meglio il proprio lato femminile? Ma intanto, secondo me, appunto, fare il più possibile per conoscersi, per osservarsi, per affrontarsi interiormente, perché poi quando pensavo a donne luce, no? Questo dare alla luce se stesse, no? È il fatto proprio di rinascere da un certo punto di vista, perché noi partiamo con una base, ma poi nel corso del tempo noi possiamo appunto rimescolare, fare una cernita di quello che noi vogliamo per noi stessi, di quello che invece secondo noi non vale la pena, e da questo ricreare un nuovo essere che è basato su quello che realmente vogliamo portare avanti e vogliamo manifestare al mondo, perché poi ognuno di noi ha il suo dono, ognuno di noi può arricchire questo mondo di qualche cosa di buono. Quindi l'importante è semplicemente capire come lo possiamo fare. Perché poi quando uno è libero di manifestarsi, di portare agli altri quello che si porta dentro, potremmo vivere tutti in una società un po' più felice, tra l'altro. Sì. Perché saremmo anche meno frustrati, saremmo più felici, più contenti di noi stessi. No? Questo è il mio punto di vista, ovviamente. Dovremmo organizzare un'altra diretta per parlare appunto di una parola che va tanto adesso di moda, mindfulness, e poi appunto è consapevolezza di sé. Effettivamente c'è un motivo se va così tanto di moda, è proprio per quello che dicevi tu, l'identità donna, l'identità uomo, sono comunque prima di tutto, prima di essere qualcosa di esterno, è qualcosa che abbiamo interiorizzato. Quindi se non impariamo ad ascoltarci, a guardare che cosa abbiamo dentro, non riusciremo a capire bene che cosa chi siamo e che cosa vogliamo esprimere all'interno della società. Esattamente, esattamente. Se non facciamo chiarezza prima di tutto dentro di noi, com'è che possiamo portare qualche cosa agli altri? No, quindi io penso che la cosa più importante che possiamo fare è
approfittare delle possibilità che abbiamo, approfittare del tempo che abbiamo per fare delle letture che possano aprirci la mente, per realmente essere consapevoli di quello che stiamo vivendo, della nostra realtà, per poterla comprendere meglio, per comprendere come possiamo agire, quelle che sono le nostre possibilità. Però una volta che capiamo davvero chi siamo, io credo che anche solo con l'esempio non abbiamo nemmeno bisogno di fare rivolte violente, è proprio anche solo anche soltanto appunto agire seguendo la propria identità, il proprio modo di essere, si fanno delle rivoluzioni gentili, va? Sì, anche nella maniera che stiamo trovando di cambiare l'educazione dei bambini, per esempio. Io seguo molte pagine che si occupano di educazione non violenta. Questo è un approccio che si basa su una visione più femminile, tanto è che queste educatrici sono principalmente donne che hanno questa visione non violenta. E cosa ti dicono? Bisogna parlarci con questi bambini, noi gli dobbiamo spiegare le cose. Può essere, sì, sicuramente in maniera ferma, ma non in maniera violenta, perché la violenza non aggiunge nulla all'educazione, anzi. Assolutamente. No, Quindi noi possiamo andare avanti, noi siamo. anche Dai. Jessica Drecoir che sta dicendo giustissimo Maria. Sì, infatti sono contenta che la pensi come me, Jessica. Io mi auguro appunto che noi riusciamo a portare questa visione, che secondo me ha tutto a che vedere con una nuova. Per quello poi ho scritto anche La speranza è donna. Ma non perché io credo che tutte le donne la pensino allo stesso modo, no, ma perché io credo che nelle donne ancora noi possiamo risvegliare, grazie alle donne, una maniera diversa di vivere la società. Ripeti l'argomento perché parte tutto da rendere i bambini degli adulti con un'identità ben formata, consapevoli, con Sì, un'identità da e adulti, possiamo avere anche un corpo, possiamo avere anche dei corpi biologicamente fatti di donna, ma non avere un'identità né di uomo né di donna. Ma certo, questo non preclude assolutamente nulla sulla maniera in cui possiamo crescere, perché io voglio che mio figlio sappia che cosa significa, sappia che può piangere, che sappia che può e deve abbracciare una persona quando ne ha voglia, che può venire a darmi un bacio, oppure che può venire da me a parlare di un suo problema senza sentirsi sminuito o comunque diciamo diverso o inferiore rispetto agli altri. Io voglio che mia figlia non si senta inferiore per il fatto di essere una donna o che non senta di avere delle limitazioni per il Si può semplice fatto partire di da essere quella una donna. consapevolezza. Te l'ho detto, dobbiamo organizzare una diretta su questo tema, tu come meditare su di noi, come abbracciarci, perché io dico sempre, tante persone mi hanno detto ultimamente ho voglia di un abbraccio, in effetti il primo abbraccio lo dovremmo rivolgere a noi stessi. Te la butto qui, organizziamo prossimamente una diretta e parliamo anche delle tue esperienze con altre discipline mediche, quelle che più ti hanno portato a elaborare delle formule di consapevolezza di te, perché appunto in tante discipline mediche alternative, prima di tutto si parte da questa consapevolezza di sé, del proprio corpo, sentirsi, ascoltarsi, per poi arrivare a un processo di guarigione. Quindi io te la butto lì. Sì, facciamolo, assolutamente. Tanto poi caricherò il video, quindi anche per chi se l'è persa, cioè, si potrà riascoltare anche dopo. Anche se secondo me queste dirette sono più belle da vivere proprio live, piuttosto che poi in differita. Per questo io oggi ho detto partecipate, fate domande, se avete qualcosa da dire, perché poi alla fine siamo qua. È bello Sì, ma proprio il infatti. clima che si crea durante la diretta. Io poi posto i video perché è bello ritrovarle, però è bello proprio durante la diretta la chiacchierata. Sì, infatti mi farà, sarebbe bello se ci sono delle domande, delle curiosità di parlarne, perché credo che sono argomenti di cui vale la pena, no? Ricordarsi e comunque tenere Correnti, a mente. ci ha detto che ha visto e sentito tutto. Certo, io ho il collo del tuo per la fortuna, quindi sentiamo. Bello, E lui è bellissimo. l'uomo tanta, questi sono i suoi gioielli che sono favolosi. Ti fa lui. Splendido, veramente. Spero di venire presto in Italia. Infatti. Che così conosci anche Enzo. Magari ci troviamo tutti in Calabria, dai. Ma magari, guarda, la Calabria sarà un ottimo posto per incontrarci. Sì, guarda. Quando è venuta Macrina ha detto che è rimasta colpita da questo femminile che è come latente, però che lo sentiva questa presenza di donna. Diceva: ma c'è un'energia in questa Calabria, lei non è calabrese. Quindi dai, se lo dice lei, io ci credo. Allora, io direi che la chiudiamo qui e ci diamo appuntamento per la prossima per parlare di sistema neuroendocrino immunologico.
consapevolezza di sé del proprio corpo. Io mi sciolgo i capelli. Benissimo. Combinato, combinato. Bravo. Ti abbraccio, Lidia. È sempre un piacere fare questi incontri con te. Io sono Ti contenta ringrazio di questo veramente. momento, abbiamo parlato per 2 ore, tutte le persone, non so cosa sono rimaste pure connesse, altri si sono alternati, ringrazio tantissimo per che comunque abbiamo toccato gli argomenti che vi hanno interessato, a me fa tanto piacere comunque. Anche a me fa piacere portare queste cose a quante più persone ne siano interessate. Speriamo di poter portare altri argomenti e di interessare tante altre persone. Grazie a Assolutamente. tutti, grazie Paola, grazie a voi che ci avete seguito fino ad ora. Grazie Romano, grazie Grazie. Romano che si è connesso Carlotta, buona serata a tutti. Non so, vediamo chi sono connessi ancora. Enzo Correnti, un salutone a Enzo Correnti, Paola Francesca, Romano, Marzia Rainoldi, un Giorgiana a Milano, un saluto a tutti, Un anche a bacione quelli che Marzia, sono un stati bacione connessi a fino ad ora. E ci vediamo per la prossima, dai. te. Un bacione a te, Lidia. A Ciao. presto. Ciao, a presto, alla prossima. Buona Alla prossima. tarde, no, come si dice, come si dice buona Buon serata. Buona tardi. tarde, Buon noi. ok, ciao. Buona tarde. Ciao. Ciao.